abbiamo fatto i calcoli buongiorno a tutti dal partenio Lombardi buongiorno a mister Michele buongiorno. Pazienza mister si, si comincia domani è sfida al Picerno, le volevo chiedere un po' le sue sensazioni personali e la solita panoramica sulla condizione della, della squadra e poi siccome da quando l'Avelino è tornato in Serie C eh, sono cinque anni che la prima giornata di campionato non si vince se magari è l'occasione per invertire anche questo trend Finalmente dico, si, si comincia, inizia il campionato, ehm, le sensazioni che ho è che al di là di qualche problemino fisico, fisico che abbiamo avuto con qualche giocatore la squadra ci arriva pronta, ci arriva con voglia, con entusiasmo, eh, con quell'intenzione di, di voler fare le cose per bene sin dalla prima gara, sin dai primi minuti, eh, su un campo ostico su, contro un avversario dove l'anno scorso abbiamo avuto delle difficoltà, dove ricordiamo benissimo di aver fatto. Probabilmente la prestazione eh, più brutta. Eh, e quindi, insomma, l'intenzione è quella di, di ripartire, di cominciare questo campionato con, eh, con eh, eh, quello spirito giusto, quello spirito che ci, poi ci porterà ad, ad incominciare il campionato nella maniera giusta. Sì, eh, no, l'ha già chiesto Pellegrino, lo ribadisco io, una panoramica su chi sta bene e chi no, perché poi magari ci possiamo fare anche un'idea magari di noi di chi può scendere in campo. Grazie. Ok, entriamo nello specifico. Allora, di Tribuzzi sapete, eh, sapete già eh, che ne avrà credo per qualcosa più di un mese. Eh, mi auguro chiaramente di poter accorciare i tempi di recupero. Per quanto riguarda, ho dei dubbi ancora da sciogliere, eh, riguardano in mezzo al campo e dietro, dove ci sono delle situazioni a livello di condizione fisica eh, non eccezionali, che sono Toscano e, e Benedetti, perché Rigione sta bene, eh, riguarda Benedetti e devo valutare la condizione fisica perché... Eh, il ragazzo secondo me ha fatto molto bene nella partita contro il Pontedera, eh, però non giocava da tantissimo tempo e ha avuto un po' delle, de, di difficoltà nel recuperare la fatica. Eh, motivo per cui eh, mi mantengo ancora all'allenamento di oggi per poter poi fare delle, delle scelte finali. Eh, buongiorno mister, l'avete abbottonato sulla formazione, giustamente, eh, come giusto che sia. Però, um, ma, mi sembra... insomma, vi ho detto un po' più o meno quasi, quasi tutta la formazione, lasciando qualche dubbio, tra virgolette, perché vi ho dato anche delle motivazioni che vi possono far arrivare da soli a quelle che potrebbe essere... Vabbè, ma lei ha sempre finale. detto... Però un minimo, un minimo di dubbio, giusto per dire, ha lasciato qualche dubbio. Allora, lo, lo allora provo a metterne un altro. Uh, okay. Nel suo impianto, insomma... Uh, tattico, dall'inizio del, um, del precampionato si parte dalla difesa a 3, poi dopo uh, davanti parecchio variabile alla luce dell'assenza di Tribuzzi. Immaginare um, sulle corsie laterali so, uh, dall'inizio, o a gara in corso, Russo, Redan d'ausilio con una sola punta, eh, utopistico già dall'inizio? No, Allora, vi dico che non c'è Tribuzzi e gioca a Nipoli. Va bene, no, così togliamo qualsiasi dubbio. Eh. Ora lì non c'è da interpretare, non c'è. Da... Tribuzzi, non c'è. Eh, gioca un suo sostituto naturale che è Sanipoli. Uh, mister, insisto proprio su quella corsia a destra per uh, capire. Se qualcosa è cambiato dall'infortunio di Tribuzzi, non abbiamo, ce l'ha detto con noi, ieri sera siamo intorno alle cinque settimane, così ci ha raccontato il direttore: cinque settimane significa un bel po' di partite. Eh, lei si è dimostrato coerente confermando oggi che la seconda scelta di Tribuzzi, o comunque che è il suo backup, le dà la fiducia per poter giocare. Ma guardando nel lungo periodo, si può pensare anche di intervenire nuovamente sempre col vincolo della lista bloccata a 23 e aspettando il braccetto che arriverebbe e chiuderebbe il quadro con la partenza di Giano. Allora con questa domanda lei sposta la mia attenzione eh, e toglie la mia attenzione e il mio focus dalla partita di domani che è quella eh, più importante di tutte. Eh, abbiamo detto e ci siamo detti tutti che cominciare bene, iniziare bene il campionato è la cosa più importante, è la cosa fondamentale. Eh, eh, oggi parlare eh, di mercato sarebbe, eh, sarebbe un po' eh, rinnegare tutto ciò che ci siamo detti in queste settimane. Sì, no, 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 ma, ehm, si possono fare tantissime valutazioni in qualsiasi zona del campo. Eh, le mie scelte sono state fatte, sono quelle. Eh, e ora dobbiamo lavorare per la partita di domani, poi di volta in volta andremo a vedere, a valutare. A, a a analizzare tutto ciò che c'è da analizzare per il bene dell'Avellino. Mister buongiorno. Spesso buongiorno. nella banalità si certifica anche la necessità di un gruppo. Armelino ieri ha espresso un concetto molto chiaro: non conta il singolo, conta l'Avellino, conta il risultato, lo sviluppo stagionale, quindi al di là di eh, rosa, modulo e quant'altro, da Picerno deve iniziare un percorso molto deciso da parte del gruppo. È un concetto che condivido appieno noi. Eh, io per primo eh, qui sono, sono un ospite sono una persona che viene qui e grazie a questa città grazie a questa proprietà la possibilità di svolgere eh, il proprio lavoro un lavoro che io amo che faccio con passione così come i calciatori i calciatori eh, hanno il dovere di, di dare il massimo nel momento in cui vengono chiamati eh, ad esprimere proprio la loro, le loro caratteristiche le loro potenzialità e il concetto di base eh, deve essere questo poi è chiaro che siamo degli esseri umani, con delle emozioni, con, con delle reazioni, eh, però queste poi le valuteremo di volta in volta, ma eh, di base ci deve essere il rispetto e il principio di base è che noi siamo qui per lavorare, che, eh, dobbiamo lavorare per l'avellino, per quei tifosi che anche ieri ancora una volta hanno dimostrato attaccamento alla maglia, a, alla squadra, alla proprietà, a, a tutti que, quei valori. Eh, a cui noi dobbiamo dare importanza attraverso un atteggiamento consono, attraverso un atteggiamento giusto che è quello del rispetto della, della maglia quando la si chiede di indossarla e di sudarla. Mister, buongiorno. buongiorno. Buon campionato. E Grazie. Domani Lavellino affronta un Picerno che è molto rinnovato rispetto alla scorsa stagione, a partire dal tecnico, perché sappiamo Lungo è andato al crotone. Non ci sarà più Murano che non ci sarebbe, comunque è stato perché è squalificato. Che tipo di avversario c'è da attendersi? Grazie. Eh, nei cambiamenti fatti, eh, in primis quello dell'allenatore, eh, Cambia qualcosa anche a livello tattico, eh, nel sistema di gioco probabilmente no, perché comunque eh, il sistema di base rimane il 4-2-3-1, un 4-4-2, eh, però nel, nello sviluppare questo sistema di gioco tra i due allenatori c'è differenza, c'è un'interpretazione diversa che noi abbiamo avuto modo di analizzare, di approfondire eh, e di aver anche eh, affrontato nella passata stagione perché allenava. Il Monopoli e, e quindi in linea di massima eh, l'idea e eh, il concetto di gioco che vuole esprimere l'avevamo conosciuto già l'anno scorso, ci avevamo lavorato, l'abbiamo rilavorato ancora quest'anno andando a fare degli accorgimenti e, e quindi la squadra è pronta per, per la gara di domani. Buongiorno, Mister. Volevo Buongiorno. chiederle le sue sensazioni personali, cioè quest'anno è tutto diverso rispetto a quando è arrivato a ottobre dell'anno scorso, è subentrato, non aveva una squadra che aveva costruito lui, questa squadra è frutto delle, dei suoi desideri, di quello che lei voleva, insieme naturalmente alla società e alla proprietà. Eh, si sente immagino responsabilizzato sente anche il peso positivo delle pressioni delle aspettative dei desideri e del calore e della passione che questa piazza ora sta veramente facendo emergere quindi volevo chiedere dal punto di vista proprio personale professionale ma anche dal punto di vista di michele pazienza uomo che cosa che sentimenti e che sensazioni si mescolano nella sua testa e nel suo cuore Beh, la sensazione eh, che prevale eh è quello dell'amore dell che ho per questo lavoro e, e nel parlare di amore che ho per questo lavoro mi riferisco soprattutto anche alla passione che riscontro eh, in questa città, in questa tifoseria eh, dove ieri nell'avere questo, questo incontro eh, cordiale questo incontro dove eh, loro hanno voluto trasmettere eh, alla proprietà, alla squadra ma soprattutto ai giocatori eh, la propria passione e l'amore che hanno per questa squadra ed è un qualcosa che secondo me è servito per rinfrescare a quelli che come me c'erano già l'anno scorso eh, dove ci si trova eh, e quanto amore c'è dietro, eh, dietro questa maglia e ai nuovi per capire effettivamente dove si è arrivati e questo è un qualcosa che che per chi fa questo lavoro aiuta perché bisogna sapere dove ci si trova e quanto amore c'è eh, per quello che si fa e per quello che si vive. Quindi ehm, è una sensazione bellissima, è una sensazione di, chiaramente di responsabilità. Ho avuto il vantaggio quest'anno rispetto alla passata stagione di poter intervenire eh, sulla rosa, di poter allenare la squadra sin dal primo giorno, di poter eh, dare quei ritmi. Eh, che a me piace dare alla squadra per far sì che sia una squadra eh, intensa, è chiaro che eh, questa intensità ora va lavorata, va, va coltivata, va nutrita per far sì che aumenti sempre di più fino, fino al termine della stagione, che è la cosa che potrebbe darci dei vantaggi. E per il resto ora c'è bisogno di cominciare questo campionato perché si è aspettato tanto e c'è tanta voglia di, di riprendere quel cammino che abbiamo interrotto la passata stagione. Salve mister, buongiorno. Intanto, buongiorno. Buon, buon campionato e buon inizio della stagione. Le, le volevo chiedere se, ehm, alla luce del lavoro svolto, svolto quest'estate, è soddisfatto in generale eh, di, di quanto fatto con il gruppo? Purtroppo, qualcuno non è arrivato. Magari in condizioni proprio eh, ottimali e dei, magari dei nuovi, anche qualcuno della scorsa stagione. Abbiamo visto Paterno lavorare un po' anche per quanto riguarda il problema avuto durante i play-off, Quindi le chiedo in generale se è soddisfatto anche del lavoro. Ci sono stati dei test importanti, comunque, anche contro squadre di, di livello. Quindi, se, se è contento e soddisfatto è il lavoro suo. In linea generale, in linea di massima, sono, eh, sono molto contento di, eh, di aver avuto modo di poter lavorare eh, con i giocatori sin dall'inizio, eh, considerando le problematiche che ci sono eh, durante la sessione di mercato e come vedete ancora ci sono delle squadre che hanno bisogno eh, di intervenire sul mercato, ci sono alcune squadre che hanno avuto problemi eh, nel poter eh, avere la disponibilità dei propri giocatori nonostante fossero state già acquistate, io ho avuto la, la possibilità e la, e la fortuna, grazie alla proprietà e al lavoro dei dirigenti, di, di poter lavorare sin dall'inizio con, con il 70-80% della Rosa. Chiaramente Qualcuno di loro era eh, indietro dal punto di vista della condizione, qualcuno di loro ha avuto dei problemi che si è portato dietro dalla passata stagione come, come patierno, qualcuno è arrivato leggermente in ritardo. Ma se vado a guardare eh, anche e eh, vado un po' oltre eh, con lo sguardo e guardo in casa degli altri, hanno avuto problematiche sicuramente diverse, maggiori rispetto a quelle che, eh, che ho avuto io, e quindi mi ritengo, da questo punto di vista, fortunato e soddisfatto per, per aver lavorato nella maniera giusta. Questo non vuol dire che siamo al top, che siamo pronti, che siamo nella condizione ideale, ma che siamo sulla buona strada e che dobbiamo lavorare duramente per poter migliorare la qualità del lavoro eh, il più possibile fino alla fine. Buongiorno, mister. Le volevo chiedere Buongiorno. di Redan a che punto è, come si sta integrando nel gruppo ed anche di Gori. Perché ieri sera, curiosità, l'abbiamo visto con una vistosa fasciatura al braccio, però non so se è qualcosa di rilevante. No, inizialmente pensavo fosse un tatuaggio, ma invece non è un graffio, una verruca, ora non ricordo. Ma nulla di preoccupante. E, per quanto riguarda Dejon, è, è un giocatore che, come vi ho detto, sin dalle prime battute è, si è presentato con tantissima disponibilità, si sta applicando, si sta impegnando, sta migliorando la sua condizione fisica e sta cercando eh, di entrare in quelli che sono i meccanismi della squadra. Eh, chiaramente, non è. Eh, è uno tra quelli che non ha la condizione eh, migliore ma sta lavorando tantissimo affinché questa possa arrivare il prima possibile però è un giocatore eh, che per giocare non ha bisogno di raggiungere la condizione eh, fisica migliore perché è un giocatore che ha delle qualità che ha dei, che ha dei numeri eh, lì davanti che, che pochi giocatori hanno per cui nel momento in cui riterrò opportuno e già anche da domani sarà, sarà pronto per, per giocare dall'inizio a partite in corso? Stiamo parlando un po' di tutti, a questo punto, anche le condizioni di paterno, visto che si è allenato, ho capito bene un po' a scartamento ridotto in settimana. E poi, dato che non c'è Palmiero, ci provo. Toscano sembra un po' così. La terza opzione, lì in mezzo chi sarebbe sì, almeno ci. Eh, lavoriamo ora tutti nella stessa direzione, almeno su questo. Uno un, un o due dubbi lasciamogli anche agli avversari, anche perché se no poi si annoiano, eh, uh, li mandiamo in confusione, diciamo, ci, ha ci ha detto tutto, quindi almeno qualcosa su cui lavorare, su cui studiare, gliela lasciamo. E, um, Patierno sicuramente non è nella condizione ottimale, non è. Eh, si, è portato avanti, si è portato dietro scusate, questo problema al ginocchio dalla passata stagione che non riusciamo a, a togliere del tutto. Faremo ancora altre verifiche eh, nella prossima settimana, però è un giocatore che è a disposizione per la gara di domani. È sicuramente disponibile, eh, stringerà i denti così come ha sempre fatto e, e cercheremo di, di trarne il più possibile da quello che ci può dare. chiaramente. Grazie, Grazie, grazie a voi, buona giornata.